L'ennesima partita della svolta per il Padova, quella che si gioca a Leoganeo contro la Ternana, però c'è un avversario in più oltre alla squadra umbra da affrontare per il Padova ed è la nebbia che è scesa da giorni su Padova e dunque anche su Leoganeo. Però l'arbitro dice che si può giocare, Di Paolo Di Avezzano dà l'ok e quindi si gioca anche se la visibilità è davvero ridottissima. Fa anche freddo ed è testimoniato questo fatto dalle copertine che si mettono sulle gambe i giocatori in panchina. Il Padova che si riaffida al 4-4-2 per questa sfida con Radrezza che torna titolare a destra, Modesto che torna titolare a sinistra, Cuffaiori a centrocampo, Pasquato è vantaggiato di punta. La prima occasione è proprio della Ternana con questa palla che viene allungata troppo però da parte di Fazio dopo che Falletti gliel'aveva messa in mezzo sul suggerimento in profondità di Miglietta. Peraltro a destra della difesa del Padova, visto l'infortunio dell'ultima ora di Santa Croce, c'è Ceccarelli. Qui c'è un brutto fallo su Iori. Brutto davvero, viene ammonito Masi, Iori resta a terra e più tardi sarà anche costretto ad abbandonare la partita perché riceverà un altro duro colpo e speriamo davvero che per lui non sia nulla di grave. Questo è il fallo di Miglietta invece su vantaggiato, così come è stato ammonito prima Masi per il fallo su Iori, per questo brutto fallo su vantaggiato viene ammonito Miglietta che è uno degli ex di questa partita. Ancora la Ternana che ci prova, la conclusione da parte di Ceravolo e poi la parata in due tempi di Mazzoni che evita così che Antenucci possa andare a correggere in rete da pochi passi. Rivediamo il tiro di Ceravolo, la respinta di Mazzoni che poi va ad accartocciarsi sul pallone per impedire all'attaccante della Ternana di andare a far gol. Eccoci qui ancora con la Ternana che attacca da quell'altra parte, ottima anche in questo caso la scelta del tempo per l'uscita di Mazzoni che va ad impossessarsi di questo pallone sempre dalle gambe di Ceravolo. La punizione è battuta da Viola e la palla che si alza oltre la traversa la colpisce vantaggiato, c'è il calcio d'angolo sui cui sviluppi non succederà nulla. Ancora la Ternana che ci prova dalla sinistra, la palla che viene messa in mezzo ma poi viene deviata anche oltre la linea di fondo da Mazzoni. Eccolo qua, ottima la partita del numero 1, anzi numero 22 Bianco Scudato. Questo è invece un brutto fallo su Fazio e ci sarà l'ammonizione anche per vantaggiato. Partita nervosa, probabilmente anche la scarsa visibilità fa innervosire i giocatori. La punizione è battuta direttamente sui tabelloni pubblicitari da parte di Miglietta e Pasquato che ha tentato di andare in azione di disturbo, Mazzoni che comunque fa buona guardia su questo pallone. Qui c'è un brutto fallo su Pasquato, davvero si prosegue con questa serie di ammonizioni e viene ammonito anche Fazio nel primo tempo. Ancora il Padova, anzi per la verità per la prima volta il Padova ci prova con questo tiro cross, questo tiro a rientrare dalla sinistra di Pasquato che finisce oltre l'area di fondo, però c'è un difensore della Ternana che l'ha toccata e infatti verrà battuto un calcio d'angolo anche in questo caso. Questa è l'azione di fatto più pericolosa nel primo tempo per il Padova, meglio la Ternana e vanno tutti negli spogliatoi. Nella ripresa vi mostriamo le azioni che portano ai due gol. Cominciamo con quella che non si vede molto bene da questa inquadratura, quella che porta all'espulsione di Carini per il fallo su Fazio al limite dell'area. In un primo momento si pensa che le proteste del Padova siano dovute al fatto che l'arbitro ha dato un calcio di rigore alla Ternana, in realtà il fallo è dal limite, però appunto c'è l'espulsione di Carini. Padova che rimane in 10 e sulla punizione battuta dalla Ternana, mentre Carini, vedete, se ne va, proprio mentre il Padova è ancora in 10, la Ternana, eccola qua, batte la punizione con Nicolas Viola e si porta in vantaggio. Non si vede molto bene da questa inquadratura, ma vi proponiamo poi vabbè, l'esultanza dei giocatori della Ternana, dell'allenatore Domenico Toscano, per questo gol grazie al quale al 24esimo del primo tempo si porta in vantaggio appunto la del secondo tempo si porta in vantaggio la Ternana. Rivediamo, questa è l'inquadratura da cui si vede tutto meglio, si vede anche che il Padova stava per fare la sostituzione, per far entrare Legati, per risistemare la difesa dopo l'espulsione di Carini, ma purtroppo non c'è stato il tempo di farlo e quindi in 10 il Padova prende il gol del vantaggio della Ternana, gol firmato da Nicolas Viola. Lo rivediamo ancora una volta, però non passa molto tempo prima che il Padova pareggi con un guizzo davvero di grande orgoglio. Qui si vede solo vantaggiato che va a raccogliere il pallone in fondo al sacco, si vedono le mani che battono da parte di Mutti. Da questa inquadratura si vede davvero invece cosa è successo, c'è l'involata sulla sinistra di Melchiori entrato da pochi minuti e la correzione sottoporta da parte di vantaggiato che realizza l'1-1 e quindi rimette in piedi il Padova nel momento davvero più brutto, perché la nebbia si era fatta nel frattempo davvero ancora più fitta, se ciò è possibile. Finisce questa partita contrassegnata davvero da poche emozioni, da tanto nervosismo e da tantissima nebbia che ha impedito ai tifosi di vederla. Per il Padova l'unica cosa certa è che è un punto e c'è l'aggancio in classifica al Cittadella.